Tanti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mancano soli 2 giorni, 2 giorni e mezzo, 2 giorni qualcosa, insomma, a Sampdoria Juventus, seconda partita di questa stagione che è appena iniziata, e già si parla purtroppo di infortuni. Beh, se ne è già parlato chiaramente durante il precampionato, con infortuni traumatici di cui siamo consapevoli ormai, ma si parla anche di, in queste ore, appunto, di quello che potrebbe essere il forfait di Leonardo Bonucci in Samp Juve, perché Bonucci ha subito un affaticamento muscolare alla coscia che potrebbe non vederlo in campo contro la Samp. Il potrebbe è un condizionale da usare perché potrebbe effettivamente anche esserci. Ricordiamoci che un affaticamento non è una lesione, non è un infortunio muscolare di tipo molto rilevante, però è chiaro che arrivando adesso a questo affaticamento e nel tentativo di evitare che l'affaticamento diventi altro, è chiaro che il giocatore potrebbe anche non giocare. Può essere che l'affaticamento rientri e pertanto possa giocare. Chiaramente questa notizia ha in qualche modo destabilizzato un po' l'ambiente juventino, dei tifosi juventini, che già è destabilizzato di suo, e ha portato il continuo polemizzare su Folletti, sullo staff, sulla preparazione, su Allegri, eccetera, eccetera. Chiaramente né io, né voi, né probabilmente quasi nessuno, a parte chi fa questo mestiere, insomma, sa con certezza quale sia il fattore determinante di certi infortuni e quali non lo siano. Quindi non mi dilungo neppure io su ipotesi, su accuse, su Folletti, sono incapace, perché io sono il primo a essere un incapace in materia, non essendo chiaramente del campo. E probabilmente neanche coloro che sono del campo, no, sono abbastanza consapevoli di quali sono i fattori che determinano certi tipi di infortuni nella Juventus, perché chiaramente bisogna vedere chiaramente i giocatori giocare, allenarsi, in qualche modo prepararsi, e vedere anche le cartelle, no? Cliniche, quelle che sono, per capire l'entità degli infortuni, eccetera, eccetera. Quello che invece posso dire è, guardando la realtà delle cose, è che Bonucci è un giocatore di 35 anni. 35 anni che sono per molti giocatori un'età importante, in cui spesso molti giocatori si ritirano anche o iniziano già a pensare a un ritiro. Altri giocatori a 35 anni, specie nel 2022, in questi ultimi anni, è ancora un'età per dire: beh, posso ancora permettermi di fare qualche anno in più. Penso a Ronaldo, chiaramente una macchina da guerra, che ne ha 37, ma senza menzionare macchina da guerra, anche un Chiellini è arrivato a 38 anni al massimo livello per poi andare a giocare per 1, forse 2 anni in America. Bonucci è stato sempre un giocatore, fino, io penso, ai 34 anni, fino a un anno fa, che ha sempre portato a casa 50-60 partite all'anno, contando la nazionale forse superiamo anche le 60. È un giocatore che è stato veramente uno stacanovista, mai avuto problemi di nessun tipo, se non qua e là, qualcosina, ma di fatto nei 15 anni di carriera, ad alti livelli che ha fatto, di Bonucci ricordiamo ben pochi infortuni, e mai, mai molto gravi, e spesso con un recupero molto veloce rispetto anche alla media di quello che è il tempo di recupero di quegli infortuni. Bonucci però nell'ultimo anno, e questa è un'osservazione che osservo, osservando, anche guardando anche un po' di statistiche, ha dato qualche segno di cedimento, ed effettivamente per quando uno ha 35 anni può anche permettersi di averli, se tutto ciò lo sommiamo non solo all'età di per sé, ma anche al fatto che negli ultimi 3 anni, causa Covid, causa europei e varie nazionali, Bonucci è un giocatore che ha giocato tantissimo, forse più di quello che avrebbe dovuto fare. E purtroppo quando si gioca tantissimo e quando l'età avanza, non ci si deve sorprendere che poi i giocatori possono avere dei problemi, possono avere anche dei banali affaticamenti, ma che possono compromettere anche l'esecuzione della partita e che possono portare a qualche recidiva su problemi che sono sorti in passato, perché i carichi a cui sono abituati purtroppo iniziano ad essere magari più pesanti superata la soglia d'età. E Bonucci potrebbe essere in questa fase calante, non solo dal punto di vista fisico, inteso come reattività, eccetera, eccetera, ma anche dal punto di vista della stabilità fisica. E non ci si deve sorprendere. Quello che dovrebbe sorprenderci è semmai che chi di dovere non abbia in qualche modo pensato a colmare questo problema, perché poi con l'addio di De Ligt di fatto prendi Bremer, quindi siamo a posto, ma hai perso Chiellini, che chiaramente è un giocatore che fisicamente era ormai instabile, ma molto importante. Se perdi la stabilità anche di Bonucci, che è il suo punto di forza, è stato il suo punto di forza, è chiaro che dovresti perlomeno pensare a, non so, vedere se o Gatti è già pronto o se serve un altro giocatore che accosti Bonucci. Poi è chiaro che tra dire e fare ci sta di mezzo un Ruani, un quarto difensore che per il momento rende completo il pacchetto difensori dal punto di vista numerico, ma sappiamo che se guardiamo questi quattro difensori con questa piccola, che no critica, ma questo piccolo appunto sulla condizione di Bonucci,
Ci accorgiamo che forse questi quattro difensori potrebbero non bastare, perché c'è l'incognita Gatti, perché Rugani è un'incognita in quanto forse non all'altezza, no, di quello che è il livello che aspettiamo di questa Juve, perché Bonucci potrebbe non diventare più, non essere più il secondo difensore ma anche il terzo, e perché Bremer forse è l'unica certezza che abbiamo in questo momento. Quindi forse la domanda è non tanto soffermarsi sul ma Folletti, ma questo, ma quello, che sono cose che dal punto di vista della nostra conoscenza non possiamo sapere, non possiamo confutare, no, eccetera, 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 ma porci la domanda su questa difesa va bene così o bisogna per forza intervenire per cercare di compensare questo deficit di Bonucci che per l'età che ha sta iniziando a proporre purtroppo, o se insomma, bisogna agire in qualche altro modo. Quindi, da questo punto di vista, la domanda deve essere questa e deve essere ancora una volta ancorata su quello che è la questione mercato. E sappiamo che abbiamo ancora 10 giorni circa abbondanti per portare a termine il mercato e tutto può succedere. Però vedo in questo momento una fase di stallo dal punto di vista del numero di giocatori presenti, perché devono ancora essere sbloccate trattative, perché prima bisogna vendere e poi comprare, non solo per un discorso banalmente economico-finanziario, ma soprattutto per un discorso prettamente numerico per le liste, perché poi c'è il rischio di lasciare fuori giocatori che non vorrebbero essere lasciati fuori, per ovvi motivi, chiaramente. Aspetto i commenti qui sotto per quanto riguarda la vostra idea su Bonucci, sulla sua condizione fisica, non su Bonucci calciatore, perché quella è già motivo di divisione. Forza io come sempre e alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua.